Ehi, fai, non storia fai vi la rassegna racconto. stampa? Il matrimonio del diavolo. Porca Vediamo miseria. Vediamo un attimo la telefonata che sta per arrivare. Pronto? 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 Viva Gesù quando non tira più. Viva Gesù. Bene, vi racconto un attimino questa storiella, visto che Mario è arrivato in questo momento. Dai, abbiamo ancora un quarto d'ora d'ora comunque, sì. Ciao Mario, era il 1958. Ciao Mario. Due giovani di Prato decisero di sposarsi col rito civile. Ebbene, in quel momento il vescovo Pietro, no, il monsignor Pietro Fiordelli, venuto a conoscenza di quel matrimonio, fece leggere dal pulpito ai suoi parrocchiani una pastorale in cui i coniugi Bellandi erano definiti pubblici peccatori e il rito civile che li aveva uniti l'inizio di uno scandaloso concubinato. Dunque, il vescovo aveva lanciato un anatema e aveva dichiarato guerra ai due coniugi. Vediamo un attimo. Pronto? Sono io, sono Anna. Dimmi Anna. Devo passare perché ho sì, meglio, una bella domandina da... Aspetta. Sì? Dunque. Dimmi. Non è che tutto è scarua. Dimmi. Ecco, a posto. Vai. Allora, sì. Claudio, vero? Dimmi. Non sento niente. Lo so, devi sentire per radio. Non sento niente, rialzo. Devo sentire per radio. Ecco, senti Claudio. Sì? Non è che tutto sto accanimento, che mi sia o non sia con la Chiesa o qualche ragione, non ha importanza. Mi sto guardando i fatti, sto ascoltando e do un mio parere. Beh. A me sembra che tutto sto accanimento che te è, non sai che te vorresti rientrare e fare magari il seminario? Aspetta che alzo che vuoi la risposta. Allora, non è, mi senti? No, ti sento. Ecco, non è che tutto sto accanimento, viene da piangere. Di solito si dice su, cioè si disprezza una cosa quando non si può averla. Vabbè. Non è che hai perso la fede, figliuolo. Non devi averla. Aspetta, rispondimi almeno. No, guarda, non te lo neanche, mi spiace. Non è magari, diciamo, è corna, sei giovane, ma sono quando la pecora verrà di Marvita quel momento, che deve essere riportata all'ovile? Momento, mi sta impresso un film per grande vita. Quanti anni ho, Anna? Dimmi quanti anni ho. L'ho guardato perché ho sentito che ha preso l'Oscar. Anna, dimmi quanti anni ho. Aspetta che finisco e dopo parla. Hanno dimostrato che puoi fare quello che te vuoi, sì. Il re ti comanderà sempre. Che in finale uno che era proprio ateo, che diceva su e tutto come sia i preti quella, no, in finale ha voluto l'estremo. Sì, come no. Allora, adesso rispondimi, vedi. Non è che tutto sto accanimento te vorresti ritornare in mezzo ai preti? Va bene. A andare all'azione cattolica? Anna. Sappiami perché non me ne intendo questa roba. Meglio se. Dammi una risposta, perché sì, di solito te la do per radio. Disprezza una cosa perché non si può. Te la do per radio. Chiudo? Sì, te la do per radio, ciao. Vabbè, ciao. Dunque, cosa che dico, amica Anna? Non ho parole. Non ho parole, allora. Perché una che fa queste affermazioni, scusa. Una che fa queste affermazioni, no? No? Cioè semina il dubbio, no? Allora, scusa, se io conosco te e ti vengo a fare queste domande, cioè come minimo dico chi sono, hai capito? Invece questo è anonimato, la voce, no? Che butta. No, ma scusa, io potrei dire, cioè, anch'io ti ho fatto una domanda, ti hanno fatto qualcosa, cioè, ma c'è modo e modo di dire le cose, hai capito? Vabbè, ma c'è qualcosa di reale di quello che dice, no? Cioè, nel senso che moltissimi degli ateismi precedenti, no? Specialmente gli ateismi di tipo comunista, di tipo anarchico, capito? Alla fine, no? Moltissimi, non tutti, anzi molti cattolici poi alla fine hanno mandato a quel paese, però si sono ritrovati in ginocchio. Ma perché questo? Perché il condizionamento educazionale fin da piccoli ha continuato ad agire. Loro non avevano una via alla stregoneria, capito? Loro avevano semplicemente un ateismo di ragione, cioè loro sapevano che la fede faceva schifo, no? Cioè che la Chiesa cattolica faceva schifo,
però in fondo salvaguardavano Dio, cioè dicevano, vabbè, la Chiesa Cattolica sbaglia, però forse Dio c'è, allora tanto vale che alla fine mi converta. Cioè, esistono queste forme, capito? Però sono forme che non rientrano nell'anima della persona. Potrebbe aver subito tanto di quel male, avuto delle esperienze che poi alla fine riesce. No, cioè, comunque era comunque provocatoria la domanda. Sì, era provocatoria, però... Pronto? Sì, dimmi. Ciao, sono Anna Maria, ciao Roberta. Ciao Anna Maria. Ciao Anna Maria. nel paganesimo esiste la paura? È uno dei nemici da sconfiggere. Oh, e invece nel cristianesimo la mettono loro la paura nelle persone. È vero. Infatti prima tu dicevi del serpente, no? Mm. Che se ti trovi di fronte al serpente a suonargli prendi il bastone. Certo. Perché sai già che devi vincere la paura, certo. Lo prendi, no? Ma facendo un'analogia, se tu hai paura, lui può morsicarti? Sì, è vero. E facendo l'analogia col cristianesimo, tu caschi sempre come si può dire? Sì, nella fede, dai, ritorni, sì, nella fregatura. Anche se non credi, però, ecco, c'è quel però. Sì. insomma, io sono una piccola pagana, piccola però. Ma i pagani sono sempre piccoli. Perché io credo, attenta, insomma... Attenta che ti brucio, Anna. Eh? Ciao. Attenta che ti brucio, Io credo molto nel pensiero, no? E quando non riesco a pensare perché magari non ho stimolo, eccetera, ci sto male da matti. Immagino. È così. È fondamentale il pensiero. Ciao. Ciao, ciao a tutti e due. Ciao, grazie. Allora, concludiamo, visto che ormai Mario è arrivato. Concludiamo. Ciao Giampaolo. Ciao. Concludiamo che anch'io sono una persona che mi ha fatto pensare alla telefonata dell'Anna Maria. Adesso sono convinta di quello che penso, di come sono, contenta di essere libera. Però, siccome mi metto in discussione anch'io giorno per giorno, cosa succederà quel giorno che io sarò piena di male, vicino alla morte? Cosa mi succederà? Chi può dirlo? Vedi. Io ho avuto un fratello che ha avuto una vita dissipata nel senso che era come me, tutto felice di come viveva, insomma, ecco, era un ateo. Però sai che in punto di morte c'era sempre il prete lì. A parte che sono come i falchi, no? Loro sono lì, sai, fuori delle sale, no? Però lui alla fine è riuscito a confessarsi e mi ha detto che muore in pace. Ho detto, ma com'è possibile che per 58 anni hai vissuto come... E allora può darsi che anch'io, che anche tu, però, se sei una persona che ti sai mettere in discussione, no? No. Beh, io posso essere debole sotto questo aspetto, non so cosa mi succederà. Niente, adesso io vedo che la trasmissione è finita, intanto io ti saluto. Sono stata contenta di essere stata qui con te, sei una persona squisita. Grazie. Ecco, e spero che... Ci sentiamo. Per me è molto importante il dialogo e tu resti nelle tue idee, io resto nelle mie. Giustamente, ecco. Direi. Ci rispettiamo, qualche volta ci sentiamo. Ci picchieremo. No, mai questo, mai. Mi dispiace. No. No, io sono per la pace. Ecco, saluto tutti, ti ringrazio e ringrazio tutti. Bene, ciao Roberta, tanto salutiamo amica Roberta e finiamo un attimo il discorso, il telefonato non prendo più, ormai è ora di Mario è di là, io devo dire due cosette ancora. Intanto sono stato contento di aver parlato con la Roberta, di aver fatto sta cosa e ringrazio Francesco che mi ha dato questa opportunità, infatti non è venuto apposta. E niente, continueremo la prossima trasmissione col gioco dello stregone nei quattro canti del mondo, intanto lasciamo la trasmissione a Mario. Vi ricordo che la trasmissione continua alle ore 19 parleremo sempre di Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza.